Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 44esima puntata della serie su Farm Simulator 17. Siamo qui con DVD Channels in trincia. Ciao a tutti. Medical Defended. Ciao. Dopo dovremmo avere Android, il biogas con sì, la lama. Pronto. Ciao a tutti. E non so se Monster 500 potrebbe essere vivo o si è disperso in mezzo a qualche pollaio. No, a diluita sto andando a trovare le galline e quindi non posso rispondere, addio. Bene, addio. Perciò direi che possiamo partire con questo nuovo insilato. Adesso vediamo un attimo di regolare tutto. Che allora? Perché è ancora regolato qui con la trebbiatura dei girasoli. Ho già perso una Fiat, tra. Abbassa un po' il condotto così posso stare un attimo che mi regolo qua dritto, un pelino più distante. Ehi. Bene, quindi possiamo dire che siamo partiti. Spegnere i fali, grazie, che sei sì la mattina e vedremo quanti litri di insilato saltano fuori col campo 26. Adesso vedremo, partono, si accettano scommesse. Vedete che qua il camion si soffrega il motore se non do un po' di giri. Là. Partono scommesse, secondo me un tre quarti di trincea sicuri vengono fuori. E anche dei pimes. Secondo me viene una trincea intera. Data l'estensione. Secondo me tre quarti del Valtra non esiste più. Anche del Lely. E vedremo se questo sistema riesce ancora una volta a sconfiggere i tempi morti dei trasporti di rimorchi. Beh, siamo anche in tre quei trasporti più un camion che va 80 all'ora, non credo. Quindi dovremmo esserci. Vediamo anche di scegliere la strada più opportuna per poter andare in giro. Chi c'è che suona qua? Oh, è arrivato Monster con rimorchio. Lei è contento di andare a collega. Bene, full via. Partiamo col primo scarico. Android, preparati psicologicamente per l'arrivo di 59.000 litri di insilato. Ma sei te quello che sta arrivando? Certamente. Ehi, ti pareva. Comunque vediamo di attraversare la strada. Qui c'è qualche albero che sicuramente andrà rimosso. Qualche albero potrebbe essere rimosso nel corso del tempo. Questo campo non è nostro, quindi possiamo passarci sopra, chi se frega. Sì, se no. Ponticello. Occhio dopo questo dritto, Ponticello tattico. E adesso vediamo di scaricare nel modo più corretto e più adatto per poter poi compattare nel migliore dei modi le trincee. Quindi scaricheremo non tutto lungo la trincea come abbiamo fatto le scorse volte, ma scarichiamo praticamente da dietro la trincea fin poi e portarci sempre più avanti. Quindi entrando in retromarcia, un po' scomoda la faccenda, però vabbè. Android, se no, ma basta che vai anche dall'altra parte, no? Ah, vabbè, fai il giro per l'altra parte e vai meglio. Sì, se è per la prima volta, a parte che mi sono girato male, comunque. Sta attento anche a quel camion, perché pensando che se meglio fa così, perché col camion non so se ti ricordi nel 13 andare sì, ho dei ricordi, sì. Ho dei ricordi del camion, anche il camion della Cat mi ricorda qualcosa forse. E anche il Peterbilt. Quindi andando in retromarcia. Il Peterbilt tornerà. Qua così dai, dovremmo esserci. Facevi prima andare fino in fondo e dopo. Sì, però vabbè dai. Non scaricare fuori, mi raccomando. Siamo restati in due col carro, qua un soldato è caduto. No, deve andare. Comunque, sì. Importante è scaricare più o meno al centro e poi eventualmente le prossime volte si va magari un po' più verso destra o un po' più verso sinistra per appunto mettere in piano tutto. Bene, chiudiamo qui il cassone, dovrebbe aver preso il comando di chiusura, sì, molto bene. E magari il nastro che deve ritrarsi. Sì, sì. E ritorniamo al campo e via. Neanche visto i litri ora per... in salita da carico. Vabbè.
Bene, full di nuovo, cioè proprio appena arrivato, perché con il fatto che, che abbiamo il Bergman che tra virgolette è carico, che fa da ammortizzatore tra un viaggio e l'altro. Adesso un operaio ci ha abbandonato, RIP. Pollo è andato a catare le galline e quindi siamo rimasti in due. Adesso le cose si fanno più ardue. Meglio. Adesso vediamo Medical se lo incrociamo. Ho per strada. Eccolo là, Noah. Troppo avanti. Troppo avanti dove? Troppo avanti dalla parte del mondo. Orco cane. Vabbè, tanto la benzina la fai te. Sì, per forza. Non frega. Beh, da detrago da stipendio mensile. Cioè, scusa, stipendio annuale di 10 euro. 10 euro da caramella. Parte 2. 10 euro è una caramella a sé proprio. Una caramella da smettere in scarsè, ha fatto anche giro in lavatrice. Medical ha avuto anche avuto a lavoro per Fender? No, non mi serve. Ok. Il Fender è troppo potente per la zavorra. La spaccherebbe. Il contrario comunque. E stavo per cadere dal ponte. Bene. Stavo per finirsi i binari. Salute! Non so chi sia, ma comunque. guardate, sono morto. Detto che prima che fa ora arrivare il medico. Fermo. Come fa ora arrivare il medico? Guarda, è medico dove? Non so. Prima gli sta trascinando il treno. No. Sono finito giù. Va avanti. Sono finito giù. Bene. Mi sono ribaltato e mi è passato. Riandiamo. È tutto calcolato, capo. Tutto calcolato. Ma c'è ancora pieno di incilato a posto, sì. Beh, ragazzi, qua vedo che devo darmi un po' da fare. Perciò andiamo avanti. Poi riprenderò il video quando sarà terminato il campo. Oppure sarà piena la trincea. Sarà il momento di compattare l'insilato e iniziare la fermentazione. Olla. Capito, giusto per proprio. Bene, ragazzi, ultima passata del campo 26 e poi anche questo bel campo è fatto. Praticamente quasi tutta una trincea è riempita. Adesso appena si riempirà il rimorchio andiamo a scaricare. Vediamo quanti litri di insilato sono venuti fuori da questo campo. E poi passiamo al campo 13, se non sbaglio. No, 23, scusate. 23. E vedete che qua siamo un po' distanti. E poi andremo avanti con sempre con questo insilato, così dopo da compattarlo, fermentarlo e poi iniziare a guadagnare un po' di big money, perché ragazzi dovremo prendere una trebbia più grande, come già accennato, vendere quella vecchia che abbiamo, perché dopo aumentano anche i costi, più diciamo otteniamo anche una cosa, e anche perché dopo passeremo a testate sempre più grandi. E dai, full, bene, vamos. Poi appunto, passando a testate sempre più grandi, il condotto è troppo piccolo, bisogna stare sempre molto vicini, la capienza della trebbia è comunque inferiore a quella che poi andremo a prendere nuova, di conseguenza ci conviene prendere nuovo tutto quanto e vendere il vecchio. Bene, dirigiamoci verso il biogas, dove Android sta cercando di compattare. Dopo non si sa se effettivamente stia compattando o meno, comunque adesso andremo a vederlo, a vedere la trincea come, a che punto è arrivato. Marco, il 23 lo lascio per fare granella, passo al 3. Sì. Al campo 3. Sì, beh, so che ce n'era un altro, ma passa al campo 3, 23 facciamo granella, perché i nostri maiali hanno bisogno di molto mais, quindi necessitano di molto mais. Come vedete è quasi piena, quindi abbiamo fatto veramente un bel po'. Salteranno fuori un bel po' di big money anche da questa trincea. C'è sempre il problema del bug in fondo, che praticamente non si riempie dove c'è un buco sostanzialmente. Comunque abbiamo 1.680.000 litri all'incirca, sì.
Quindi abbiamo scaricato anche 1.700.000, perché quello che avevo io nel rimorchio. Comunque, scaricando appunto in questo modo, sempre in retromarcia, partendo da dietro, è molto più facile compattarlo, è molto più facile spingerlo su, come potete vedere, ed è il metodo migliore. Insomma, si perde un attimino di tempo a far manovra, un attimo di retromarcia, però vabbè, a meno che proprio non abbiate dei rallatti, che allora le cose iniziano a farsi un po' più complesse, ma altrimenti ce la fate molto bene lo stesso. Bene. In salita con Bergman, 135 litri. Aspetta il campo 3, allora ti raggiungo direttamente dall'altra parte. Faccio farse becco Lampion, cavo via in 448. Guarda che manovre da spaccare fuori tutto il camion. Ebbene, andiamo avanti. Bene ragazzi, allora siamo a posto, abbiamo compattato tutto l'insilato, praticamente siamo arrivati a 1.872.000 litri sulla prima trincea e cosa abbiamo? 690.000 litri sulla seconda. Quindi direi che possiamo coprire le nostre vasche. Ecco qua. Bene, ci coperte 1% di fermentazione. Purtroppo c'è sempre il problema di questo bug, che diciamo c'è l'insilato che non si riempie in questi punti. È purtroppo cosa un po' strana e spero risolveranno poi con la nuova patch. Addirittura in questa vasca abbiamo ben 3 punti, uno qui e uno qua dietro, che però abbiamo tolto tutto per comodità. Purtroppo è così. Casomai nelle prossime volte che andremo a fare l'insilato utilizzeremo le altre vasche e lasceremo mai perdere queste due, perché questi buchi a volte creano degli incidenti di percorso. Bene, detto questo, finché aspettiamo la fermentazione del nostro insilato, dato diciamo la pulizia delle pecore al 3%, la pulizia dei maiali al 7%, l'unica di sana è quella delle vacche che è al 90%, direi di andare a diciamo rinfrescare un po' i nostri animali. Quindi adesso chi vuole vada un po' dalle vacche e controllare anche i bancali di lana eccetera eccetera, eventualmente se sono pieni spostarli dal punto di vendita, mentre magari in 2-3 portiamo diciamo mais, frumento e quello che è necessario col carro che... ai nostri maiali, e poi bisogna fare anche un po' di pulizia, portare un po' di acqua, insomma dare tutto quello che è necessario da dare. Intanto aspettiamo che le nostre trincee diciamo si fermentino. Una volta che sono fermentate iniziamo poi a vendere il nostro insilato, che adesso vediamo se è a un prezzo abbastanza decente. Nel momento, al momento è 334 euro su 1000 litri in crescita, quindi è buona cosa, sarebbe una bella offerta. La lana, se c'è, si potrebbe anche vendere un bancaletto, dato che è a 6.499 in calo, però quindi se c'è da vendere la lana dobbiamo farlo anche in tempi molto stretti. Per il resto abbiamo la soia, un'offertina ci sarebbe a Gold Crest Pacific Grain, non sarebbe. Andiamola a vendere? Bisogna andare a mangiare por 6. Tanto vediamo, non è proprio altissimissima e poi magari anche distante, stavo guardando altre offerte qua. Girasoli 1200 al Games Ridge Acres, ma vabbè dai, casomai aspetteremo migliori offerte. Intanto mi porto via il Massey Ferguson qua. Io porto il mais per i maiali. Ebbene, poi ragazzi abbiamo anche i campi da finire. Abbiamo finito di trebbiare i campi, no? Sì, abbiamo il campo 4 che è pronto, che è già ripronto per la raccolta, e gli altri campi da risistemare. Dobbiamo fare granella anche al campo 23 e quindi dobbiamo andare avanti anche con le trebbiature. Casomai vedremo poi con i soldi mai ripresi dall'insilato che iniziamo a vendere. Appena iniziamo a vendere l'insilato, quasi quasi si potrebbe anche provare a prendere una trebbia, andare allo store e vedere se c'è qualche buona offerta di una trebbia un po' più grandina, che così andiamo meglio a trebbiare i campi e anche più velocemente, poi possiamo prendere bare più grandi.
Bene ragazzi, allora sto andando allo store perché trebbia qua, qualcosina che non va, cigua, non trebbia bene, lascia residui, dopo è un po' piccola per diciamo per i terreni che abbiamo, anche perché tra poco andremo ad acquistare campi sempre più grandi date diciamo le finanze, e quindi adesso guarda vado qui a store a vedere se per caso c'è qualche offerta di qualche trebbia più grossa, e insomma così vediamo qua a store se trova qualcuno, un buon uomo che... Oh uomo, Borneo che sarò Tony sempre. Guarda qua, aspetta che fare? Cavo i tappi qua, il tornio che mi fa danare, santi lumi. Ah, io no, uno controllo in casa là, non uso poco. Portami, va, questo qua è sempre che si rompe qua il levei, un mucchio di magagne. Cos'è che sei qua? Qua a me questa trebbia qua non so, non trebbia bene, accigua dappartutto, sei pannocce tutte intera qua sotto, tutto si incastra sempre a paglia, mi tocca qua, smontare. Qua tanto che c'è muà tutto qua, che batte su e su, tutto muà, guarda qua che c'è tutto il filtro de tutto sporco dell'aria, guarda, tutto pieno di paltan. Dopo fa fatica andare in moto, non lavora bene. Dopo il tubo non si può mica tagliare col caneo, slungarlo nella schianta, perché è mese corto. Ma non si può. Non si può mica. No, bisogna allungare anche tutta la coccola dentro. Maria, chi sei qua? Guarda qua. Immigrato. Guarda qua, chi è immigrato? Maria Vergine. Ma guarda che adesso hai trebbia. No, sui Dio, signora. Ma adesso cosa che tu hai fatto? Averti una zinda tua con queste trebbie qua? Migrato? No, lavoravo per un altro e mi ha trattato di merda. Ha detto, vara, vai mona, mi frego la trebbia, chi se ne frega. Ma l'ho fregata, e guarda che bella che è. Ma come regalo? Un sangue non mente. Allora, vedo che qua avete una trebbia vecchia. Tony, in tempo. Ora, questa trebbia qua, mi te la do, che te accuri tutte le magagne che ha. E mi sempre scrausi vecchi che mi tocca sistemare. Allora, mi emigrato, guarda, te fermo così, ti do una cioppa di pane al giorno e una capannina dove dormire, e mi uso la trebbia nuova qua che te me. Cos'è nuova? Porta? Stica 0 km, guarda. Oh, guarda, c'ho anche tutte quelle cose laterali qua, tutto molto bene, dai, puoi andare. Tanto allora. Puoi andare come offerta, è un'offerta molto 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 molto, e no. Ma se mostare che sei meglio. Al giorno d'oggi avere un'offerta così, una cioppa al giorno de pan, un bicchiere di acqua. Dai, migrato, cerca di andare via, che qua appena mi mente godo bare giusto pasta trebbia qua, guarda, appena arrivai, che, dai. È perché i miei seria un po' cortine, allora aspetta che monto che proviamo sta trebbia se funziona, perché che non sia una bomba esplosiva, perché qua se sa mai questa immigrazione. Sì, no, ultimamente qua usa camion, usa fiato e tutto per fare. Magari a chi usasse anche il metti trebbia, se sì, cioè poi bene. Comunque guarda che bello, cioè, si muove bene, tutto nuovo. È nuova. Guarda, guarda, cioè, lavora bene, tutto. Anche lampeggianti, guarda, anche il sonaglio da retromarcia. No, è una nuova di sticca, guarda. Guarda, fari, tutto che... Guarda, anche solo. A LED anche, guarda. Non arrivavo più il frame qua. Vediamo il condotto. Oh là, finalmente non serve più che taglio col caneo, poi se no. Guarda che bel condotto. Se sei sontato questo, guarda. Vedo. Se sontato, guarda. Ma se è fatto di fabbrica, cioè il professionale. Sì. Perché bisogna slungare tutta la coccola che porta. È un bel lavoro. Ecco, mi sono arrivato a bare chi ha scaricato. Fammi vedere, dai. Dovrete fare col camion. Fammi vedere, dove sei? Dove sei tu? Dopo che qualche rascia di abbrobrio lì, di trebbia. Dopo che anche le rode fiacche, guarda, tutto un moriccio, vedo, guarda. Sì, vedo. Guarda, anche perché... Dove sei tu? Dove sei tu? Mi ero perso, guarda, la trebbia. Per perdere il tornio, vieni qua. Oh, guarda qua, della Massey Ferguson. Beh, marchio. Stesso marchio della trebbia, che coincidenza, sì. Ciò.
Guarda che, come mai tutta nera sta barra qua? Cos'è sta? Una Black Eh Edition? sì, è una edizione limitata per il miglior mais della zona. Beh, proprio quella che serve a me, d'altronde è l'unica azienda migliore del territorio. Che voleva una. Sì, potremmo fare che te me dai dentro a Trevia, i pitesonti e il tornio e magari qualche panoccia in più perché mica mi piace fare i popcorn e robe così. Sì, davvero, siete voi, Metti asso go. ai bar e te vien torti oppure non so, carichiamo o te vien Beh, torti o carichiamo su adesso. un camion, vediamo. Beh, adesso Ciao qui a qua. Picea porto subito casa e dopo qui a Pigranda in qualche modo femo, sì. Però ho anche l'altra testata da mais eccetera da darte, quindi. Qua adesso vediamo se mi dà magari in trio il camion chi mi aveva sequestrato. Vediamo, se no bisogna che te mi apporti a manco per Poi il camion, perché ho fatto una telefonata ieri, no? E ho sentito che c'è un container in arrivo, quindi potrebbe essere che delle robe interessanti, insomma. Bom. Gabriele ha bisogno di un camion con un carreon Sì, sì, lungo che sì. se verse stasera, magari da portare in giro mesi grossi. Vabbè, dai, intanto mi aggancio a testato, dopo casomai, anzi, fermo una roba così, te sganci e testata invece qua. Te vieni, te mi segui fin casa, così te togli la testata da mais Me la porto via. e via. Sì. Te porti via perché tanto mi qua roba nuova. Ora adesso ingancio testata che altra. Ciao, mi qua vedo che solite abitudini di usare mezzi con barre esagerate, sfruttare i mezzi qua, vedo che è sempre guai. Non è niente qua. Lavoro, Sì. produzione. Punto. Se Sì. sfruttamento, ovviamente. Sì, così che si fa i skate, non ti pensi mia che si fa i skate o ciccio bubù? Prendendovi, eh? Vedo. Bene, agganciamo qua. Ciao, ma si aggancia qua la testata? Ma sì, funziona. Mia, ma è qua e tu se vedo. Guarda, che Trebbia Perché andare a casa che non guardare il sei. tornio? Ehi, sì, l'hai immigrato. Faccio Oh, qua. è stato via un bel po', ma se mi gusta un fiatin qua a zona. Dai, Nuovo qua. dai, casa perché guarda sennò il tocco è panto, vedi fra chi un anno. che. Ma tu sei già Vabbè, caduto sai, col acqua. cemento, pa. Buon Tony, ti aspetto a casa che così. Ah, ti sei già partito, Maria Vergine. Guarda ciò, ragazzi. Sì, guarda qua, va tutto a destra e a sinistra, qua cosa mi hai detto? Tacco qua. Ma perché ho Guarda già che roba. qualche piera a bordo campo, essere che l'asse è un po' forasse, Un cioè, po'. sai come Le che gomme sei? sgonfie. Dai, ha fatto i suoi chilometri. Dove ti sei fermato qua? Porca mano. Cosa hai fatto? Saltava la cannetta qua dell'olio, no, aspetta che ripara solo Ah, sempre. l'olio. Fai un giro e scoccia, ti sei a posto, sì, sta su. Una cosa scotch quello americano, va. Vabbè, dai, se vediamo casa dopo fermo tutti i cambi, fermo i conti, quello che c'è Sì. da fare. Bene, siamo quasi arrivati a casa. Adesso vediamo di sganciare qua. La barra nuova, nuova di sticca. Allora, mettiamo qua vicino la barra dai girasoli. È arrivato anche Tony. Guarda che bel botton che c'è qua. Oh Oh, mio Dio, non rocce, c'ho. qua 3.900. Guarda. Oh, ma qua, ma sti operai, cosa fai tutti qua? Ah, Tutto qua, già, tutto invece sto era casino. radunato tutti i decimo. Ma secondo, guarda che secondo gli operai così, una smassetta sui ciuffetti, ti vedi come chi salta a tutti. A lavorare, via! Guarda, ma è che fa Guarda, casino? ma guarda che Guarda, roba, oh, guarda. guarda. Neanche una multinazionale, tutti questi operai qua, ehi. Ma Mi hanno appena grazie del investito anche. trafficamento. Che sei un import-export qua, che sei fa invidia Amazon. Oggio. Oggio, Oggi sono oggio, oggio. Trebbia Nova, Madonna. Guarda che lì con il gattino lì, oggi, via.
Oh, Tony, se adesso vediamo può portare a casa che altra barra, se c'è massa grande abbiamo che fermo in qualcosa, un carro? Sì. Vuoi avere un carrettino? Ma dai, ora ti aspetto da storo che vediamo può fare un carretto. Devi lavorare, scansa fatiche. Ai uomini, vai lavorare, roba. Mi tiri sotto anche. Se smonto. Bene, ci siamo muniti di carrello per il trasporto della barra, date le dimensioni diventava un po' impossibile portarla per strada, appunto causa macchine, ma oltre a quelle che comunque si possono togliere, abbiamo alberi, lampioni e abbiamo detto no, vai, portiamola con un carrello adeguato e via così. Ha anche un po' le ruotine sgonfie, devo dire, il carrello, si vede che sente il peso della barra. Posso dire che i carrelli per il momento tengono bene, nel senso che se la barra è ben posizionata sembra stare abbastanza ferma. Potevano però secondo me aggiungere le cinghie, come si legano i tronchi di legna, potevano fare in modo che si legassero anche le testate delle trebbie. Potevano aggiungere secondo me questo particolare. Bene, arriviamo qui, iniziamo dal campo 24, campo piccolo, però intanto vediamo un attimo come si comporta la mititrebbia nuova, quindi lasciamo qua così per il momento il carrello e poi vedremo di con un trattore di metterlo in un luogo più adatto. Dopo passeremo al campo. Lo porto a casa? No, che mi serve, sì, porto a casa, dopo mingo a trebbia. Bene, testata agganciata, ti spieghiamo la trebbia. Oh, guarda che bel cassone, adesso sì, qua che sta granea, finché da voi. No, non fa mina paia, No, paia, che fa soia. Semi di soia. Oh, poi una volta non ho fatto neanche casino, strano. E voilà, partiti con la trebbia nuova. Oh, adesso si va bene anche col condotto, perché prima avevamo qualche piccolo problemino di spazio con le testate più larghe, mentre adesso con la sua testata siamo proprio tutti a posto. Carica i cosi le ali. Cosa? Con delle ali. È di casa mia, sto caricando. Bene ragazzi, direi che anche per questa puntata è tutto, ci vedremo con la prossima puntata, se non ricordo male 45esima puntata e di conseguenza in dialetto veneto, e sperando insomma ci siamo tutti. E bene, ringrazio qui gli operai, ringrazio l'immigrato che è tornato fra noi dopo che è stato disperso in qualche iceberg della Groenlandia. E facciamo tutti freddo, ma va bene. Ebbene, quindi ringrazio DVD qua al fianco con il camion. E te, ciao a tutti. Terry, nostro ciao a tutti. Meccanico di fiducia. Poi abbiamo Android, che è disperso. Medical Door, il nostro medico di fiducia, nel caso qualcuno finisce dentro la trebbia in qualche modo ti aggiusto con un po' di scotch e di colla. Cosa sarò io? Super Attack. Ottimo. E il nostro immigrato, ho detto anche prima, e il Monster 500 che è dovuto andare via per problemi tecnici. Bene, anche pollo. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.